Ciao amici di YouTube, oggi andrò con un'altra ricetta. Oggi farò praticamente un dolce sardo, un dolce particolare della tradizione della Sardegna che viene chiamato Pirichitus de Bintu. Praticamente sono delle paste dure ricoperte con una glassa di limone che sono squisiti. Questo è il secondo video sulla tradizione culinaria della Sardegna. Quindi oggi andiamo a farci questo dolce, Pirichitus de Bintu. Let's go! Per realizzare il Pirichitus de Bintu, praticamente abbiamo bisogno di una scorza di un limone biologico. Io uso quelli del mio orto che sono biologici al 100%. 50 g di strutto, 4 uova, 125 g di farina 00 e 125 g di acqua. Incominciamo la preparazione dei Pirichitus de Bintu. In un pentolino mettiamo l'acqua, lo strutto, la scorza di limone e un pizzico di sale e lasciamo sciogliere lo strutto. Praticamente la procedura è tipo quella per fare la pasta choux, che sarebbe la pasta per fare i bignè, però al posto del burro usiamo lo strutto. Quindi dobbiamo portare a leggero bollore e poi inserire tutto in una volta la farina. È venuto il momento di aggiungere tutto in un colpo la farina. Giriamo la farina in modo che assorba tutta l'acqua. E quando non si attaccherà più alle pareti, avviamo un unico composto, l'impasto di Pirichitus. È pronto per essere aggiunte le uova quando è un po' più freddo. Vedete? Adesso è bello compatto. E quindi lo trasferiamo in una ciotola a raffreddarsi. Lo distribuiamo su tutta la parete in modo che così si raffredda. Mentre l'impasto della pasta di Pirichitus sta raffreddando, ci accendiamo il forno per averlo già pronto per infornare i Pirichitus. Quindi mettiamo il forno a 200 gradi, ventilato, l'impasto ha raffreddato, quindi cominciamo a inserire le uova. Un uovo per volta. Fino al completo assorbimento. Ed ecco qua l'impasto realizzato. Deve essere di questa consistenza qua. Per realizzare il Pirichitus praticamente usiamo due cucchiai e prendiamo una porzione
di impasto. Praticamente dobbiamo fare delle palline, perché queste qua cresceranno abbastanza. Quindi se le vogliamo fare grandi, facciamo due palline una sopra l'altra. Se le vogliamo fare piccole, facciamo solo una pallina. Facciamolo distanti gli uni dagli altri perché crescono abbastanza. Mi è rimasto poco impasto, quindi realizzo un pirichito più piccolo. Ma vedete che crescerà abbastanza. Adesso andiamo a infornare. Inforniamo i pirichitus. Praticamente i pirichitus di Bintu saranno cotti in tre stadi. Il primo stadio sarà cotto a 200 gradi per 20 minuti, dopodiché abbassiamo la temperatura a 180 per altri 20 minuti di cottura e per ultimo temperatura a 160 per altri 20 minuti di cottura. Sono passati i primi 20 minuti, quindi abbassiamo la temperatura a 180 gradi e continuiamo la cottura per altri 20 minuti. Sono passati gli altri 20 minuti e quindi abbassiamo la temperatura a 160 per gli ultimi 20 minuti di cottura. Ecco qua, i pirichitus di Bintu hanno cotto, quindi spegniamo il forno. Adesso vi mostro quanto sono cresciuti. Guardate qua. Spettacolo. Adesso dobbiamo lasciarli raffreddare, quindi socchiudiamo il forno, lasciamo una fessura in modo che così tutto il vapore creato uscirà fuori. Quindi a completo raffreddamento li glassiamo con una glassa al limone. Prepariamo la glassa per glassare i pirichitus di Bintu. Quindi mettiamo lo zucchero, qua abbiamo 250 g di zucchero, la scorza di limone grattugiata perché a me piace sentire proprio il sapore della scorza e quindi vederla anche nella glassa. Usate sempre un limone biologico, questo è sempre del mio orto. Mettiamo tanta acqua fino a coprire con un centimetro lo zucchero, in questo modo. E portiamo a bollore. Misceliamo per far sciogliere lo zucchero. Appena inizia il bollore lo facciamo bollire per 5 minuti fino a renderlo un po' denso. Ecco, da questo momento lo facciamo bollire per 5 minuti. La glassa ha bollito per 5 minuti, quindi spegniamo il fuoco. Spennelliamo i nostri pirichitus. Stanno attenti a non bruciarci. Diamo due passate di glassa in modo da lucidarli.
Ed ecco qua, glassati. Adesso li facciamo raffreddare la glassa in modo che così risulti più lucida. Ed ecco qua i Pirikitus de Bintu prontos. Ecco qua, ve lo traduco in italiano per quelli che non sono sardi. Ecco, i Pirikitus sono pronti. Guardate che belli che sono. Sono di una leggerezza incredibile. Facciamo la prova del taglio. Così vi faccio vedere come sono belli, belli vuoti. E lo tagliamo in due. Guardate qua. Spettacolo. Se vi piace il video mettete un bel like, così lo aiutate a crescere nel mondo di YouTube. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale dello chef Jason. E dalla Sardegna un saluto dallo chef. Ciao!